benvenuti a questa seconda lezione dell'iniziativa Il censimento permanente sui banchi di scuola. Se siete arrivati a questo punto, significa che avrete già avuto occasione di lavorare in classe insieme ai vostri insegnanti sul modulo 1 e sul modulo 2. Se non l'avete ancora fatto, affrettatevi, mi raccomando! In questo modo potrete comprendere il percorso che inizierà da questo momento in poi, direttamente a contatto con i dati. Se siete arrivati a questo punto del percorso formativo, significa che avrete compreso che cosa sono i censimenti, perché sono così importanti e come sono cambiati in questi ultimi anni, cioè come sono passati dai censimenti tradizionali che si svolgevano a cadenza decennale ai censimenti permanenti che si svolgono a cadenza annuale. Permanenti, avete capito bene? Mi raccomando, non spaventatevi di fronte a questa parola. Avendo compreso l'importanza di questa operazione censuaria, potrete diventare dei validissimi ambasciatori presso le vostre famiglie, spiegando ai vostri genitori, ai vostri nonni, ma anche agli zii, perché no, l'importanza di questi censimenti e che rispondere a un questionario richiede un impegno minimo di tempo, cui corrisponde però un vantaggio grandissimo per l'intera collettività. E allora, andiamo a conoscerlo il modulo 3. Questo modulo è stato costruito con lo scopo di essere letto proprio da voi giovanissimi, alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. I numeri ci parlano e ci dicono tanto, ci danno molte informazioni utili. Lo abbiamo scoperto attraverso il modulo 2, vi ricordate? Al termine di questo lavoro avrete una capacità di comprendere i dati importante. In un'epoca in cui siamo circondati da informazioni e da quantità, essere in grado di leggere e capire i dati ci offre una capacità di valutazione e di comprensione importantissima. Ma cosa troveremo allora in questo modulo? Abbiamo detto che si tratta di una banca dati semplificata, suddivisa in 4 percorsi tematici, il primo denominato popolazione, il secondo salute e società, il terzo ambiente e territorio, il quarto tempo libero. E adesso proprio entrando nella piattaforma cercheremo di vedere i contenuti dove sono collocati, così da aiutarvi a svolgere con maggiore facilità l'intero compito. Nel percorso popolazione troveremo informazioni su quanti siamo, quanti anni abbiamo, alcune curiosità sulla popolazione, dati sulla popolazione straniera residente in Italia. Nel percorso salute e società i dati riguardano il fumo, l'alcol e l'alimentazione corretta. Nel percorso ambiente e territorio le quantità si riferiscono alle aree naturali protette, all'acqua erogata per uso potabile, alla raccolta differenziata, ai consumi di energia elettrica. Nel percorso tempo libero i dati riguardano gli utenti di cinema, musei e altri spettacoli, i telespettatori e i radioascoltatori, lettori di libri e utilizzatori di internet, pratica sportiva, tempo trascorso con gli amici. Rispetto ai contenuti che vi ho enunciato, per le scuole elementari il percorso è un pochino ridotto. Sono stati selezionati alcuni degli argomenti che sono maggiormente adatti a bambini di età inferiore. Se in classe avete iniziato già a lavorare alla realizzazione del vostro progetto creativo, andate avanti, va benissimo, non modificate la vostra idea. E allora, vogliamo entrare a conoscere queste tabelle? Lo faremo insieme a Sara, un'altra amica di Pop. Però, prima di lasciarvi, vorrei ricordarvi una cosa importantissima. Per gli studenti della scuola superiore di primo grado è previsto anche un tutorial di tipo grafico che va a spiegare l'utilizzo di due banche dati ISTAT molto interessanti. Si tratta di 8000 Census e Atlante Statistico dei Comuni. E per gli insegnanti più audaci abbiamo previsto anche un tutorial grafico che spiega l'utilizzo della nostra banca dati più importante, i.stat, un sistema informativo completo e sempre aggiornato.
Con un po' di curiosità e tanta passione sarete tutti in grado di leggere i dati che vi abbiamo messo a disposizione e di poter capire, ricordiamoci, e comprendere meglio la realtà che ci circonda. Allora, a questo punto credo proprio che sia chiaro quanto sono importanti i numeri e quante cose ci raccontano. Non ci dicono quanti anni abbiamo, voi lo sapete già, vero? Anche io lo conosco. Ma ci dicono quanti ragazzi, ad esempio, esistono con la stessa età. A questo proposito, lo sapete che sono proprio i giovani al di sotto dei 14 anni ad essere tanto diminuiti nel corso degli ultimi 4 anni? E dove sono finiti i vostri coetanei? Ecco, lo scopriremo andando a leggere le quantità che vi stiamo mettendo a disposizione. Alcune informazioni contenute nel modulo 3 non le ho volutamente trattate in questa lezione perché me le sono lasciate per la prossima. In quell'occasione andrò a spiegarvi come, a partire dai dati, si può costruire un prodotto di comunicazione. Ora concludo davvero e lascio la parola a Sara. Vi auguro un buon proseguimento di lezione e arrivederci alla prossima volta! Salve a tutti, io sono Sara, un'amica di Francesca e di Po, la nostra mascotte. Insieme scopriremo cosa sono i dati di cui vi abbiamo parlato, cosa ci raccontano, come si leggono, ma soprattutto cosa possiamo imparare. Siete pronti? Andiamo! Prima di procedere però, fermiamoci un istante e riflettiamo su quanti dati ciascuno di noi possiede. Ognuno di noi ha un'altezza, un numero di scarpe, oppure un gusto preferito del gelato. Tutte queste informazioni, e anche altre, raccontano qualcosa di noi stessi e spesso ne parliamo con i nostri amici per conoscerci meglio. Anche per conoscere la realtà che ci circonda, quindi, avremo bisogno di informazioni. Ma dove trovarle? Alcune di queste informazioni sono custodite dall'Istat nelle banche dati. Avete mai sentito parlare di una banca dati? Se non conoscete questo termine, non spaventatevi, è molto semplice da capire. Immaginate un grandissimo computer con tantissimo spazio di memoria. Questo spazio di memoria custodisce tantissimi file e in ciascuno di questi file sono custodite le informazioni che riguardano gli italiani e le loro abitudini. Poi possiamo trovare anche delle informazioni sull'agricoltura, sull'industria, sull'ambiente. Sono veramente tante le notizie che possiamo trovare andando a interrogare una banca dati. Siete pronti quindi? Iniziamo dal percorso popolazione per vedere come si leggono i dati e cosa possiamo imparare. Entriamo in piattaforma. Vedete quanti file ci sono? Ne prendiamo uno, ad esempio quello relativo alla Liguria, e lo apriamo. Popolazione residente per genere al 1 gennaio 2019, valori assoluti. Cosa vuol dire? Vuol dire che i dati che troveremo nella tavola sono riferiti al 1 gennaio 2019. È molto importante verificare sempre a quale anno o periodo temporale sono riferiti i dati. Leggiamo i dati quindi. In Italia il 1 gennaio 2019 eravamo ben 60.359.546 persone. E in Liguria? Cerchiamo più in basso nella tavola e scopriamo che in Liguria erano residenti ben 1.550.640 cittadini. Poi possiamo curiosare ancora e scoprire se erano residenti più maschi o più femmine. Che ne dite? Chi riesce a scoprirlo per primo? Erano più le femmine, bravissimi! Vi piace leggere? Quanti di voi leggono dei libri che non siano scolastici durante il proprio tempo libero? Sapete, questa è proprio una delle domande che l'Istat pone alle persone che vivono in Italia ed hanno più di 6 anni. Se volete sapere quanti sono i lettori in Italia, dovete quindi entrare nel percorso tempo libero. Prendiamo ad esempio la Puglia. Ci sono molte informazioni in questa tavola, ma noi andremo direttamente a conoscere quanti lettori ci sono in Italia e in Puglia. Prima però leggiamo insieme la definizione del dato. Questo è molto importante, lo ripetiamo, per capire esattamente cosa rappresenta il numero che scopriremo insieme. Dunque, i lettori sono quelle persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi. Anno 2018, valori in percentuale. Cosa capiamo da questa definizione?
Prima di tutto, l'anno a cui è riferita è il 2018 e ripetiamo che è molto importante capire sempre molto bene qual è l'anno a cui si riferiscono i dati. Poi che parliamo di persone con più di 6 anni. Ne immaginate il motivo? Perché normalmente è proprio a 6 anni che si impara a leggere e quindi l'Istat chiede solo a loro e alle persone più grandi se hanno letto almeno un libro nei 12 mesi precedenti l'intervista. Quindi il dato non è riferito a tutte le persone che vivono in Italia, ma solo a quelle persone che hanno più di 6 anni. Leggiamo ancora, negli ultimi 12 mesi, quindi non tutti i libri che loro hanno letto nella propria vita, ma solo quelli degli ultimi 12 mesi prima dell'intervista. Il dato che leggiamo è espresso in percentuale. Cosa vuol dire questa parola? Probabilmente l'avrete già incontrata in geografia, parlando ad esempio della ripartizione di un territorio in pianura, collina e montagna. Sapete quindi che se io dico che il 100% di un territorio è formato da pianura, intendo dire che tutto il territorio è pianeggiante. Se invece dico che il 50% di un territorio è formato da pianura e l'altro 50% da collina, sto dicendo che metà territorio è pianeggiante e l'altra metà è collinare. Se invece dico che il 25% di un territorio è formato da pianura, voglio dire che solo un quarto del territorio è pianeggiante. Adesso immaginiamo che gli abitanti dell'Italia siano pari a 100. Se leggiamo che il 40,6% della popolazione con più di 6 anni ha letto almeno un libro, vuol dire che di questi 100 abitanti, circa 41 avranno letto almeno un libro e gli altri non ne avranno letto neppure uno. Quindi, se ci ricordiamo che metà della popolazione è il 50%, il dato ci dice che gli abitanti che hanno letto almeno un libro sono meno della metà. Questo vuol dire che in Italia la maggior parte degli italiani non ha letto neanche un libro. E in Puglia? Se immaginiamo adesso che in Puglia ci siano solo 100 abitanti con più di 6 anni, il dato ci dice che sono circa 26 quelli che hanno letto almeno un libro e ben 74 le persone che non hanno letto neppure uno. Quindi poco più di un quarto della popolazione pugliese con più di 6 anni ha letto almeno un libro. E nella vostra classe? Quanti di voi hanno letto almeno un libro che non sia scolastico negli ultimi 12 mesi? Sono tantissime le informazioni che potrete scoprire andando a consultare le banche dati. Ad alcune abbiamo risposto oggi, altre le potrete andare a scovare andando ad esplorare i percorsi che vi abbiamo proposto. E poi? E poi non c'è niente di più bello che raccontare agli altri quanto si è imparato, ma di questo parleremo nella prossima lezione. A presto!